conosci le regole, mai lavorare. Io lo giuro, giuro, giuro. Io ho la stessa identica voglia di spaccare il mondo di prima. Nessuna. Il loro produttore, Pietro Valsecchi, è l'artefice del successo cinematografico di Checco Zalone e dei Soliti Idioti, e le loro pillole comiche su YouTube hanno decine di migliaia di visualizzazioni. Le premesse non potrebbero essere migliori per Sempre Meglio Che Lavorare, il film d'esordio di The Pills, al secolo Matteo Corradini, Luigi Di Capua, Luca Vecchi. Il film fa delle caricature dei quasi trentenni che si svegliano a mezzogiorno, passano le giornate tra birra e marijuana, condividono tutto con gli amici e soprattutto inorridiscono di fronte all'idea di lavorare. Qualcosa che i tre ragazzi romani sembrano conoscere molto bene. Ma ragazzi, per quale motivo la generazione precedente alla nostra poteva stare in ufficio tutto il giorno, tornare a casa la sera, c'aveva una moglie, un figlio, un cane, andare a dormire e svegliarsi? Tranquillo! Tranquillo, la domenica andava in Toscana. Ma che un giorno noi non ci possiamo andare. E ti rendi conto che quella è una pubblicità della Barilla? Perché non posso vivere in una pubblicità della Barilla dove fan film? Matteo, Luigi e Luca in realtà sono tutti laureati, ma quando si sono trovati nel 2008 a cercare il loro primo vero lavoro, hanno capito che di possibilità ce n'erano poche. Uno voleva diventare regista, uno sceneggiatore e uno rapper. Allora hanno unito le forze e si sono inventati le web series con cui poi sono diventati famosi. Nei confronti del lavoro, deve essere come nei confronti di una bella ragazza. Non gli devi dare le dovute attenzioni, capito? Soltanto così puoi avere inviato qualcosa, capito? Da importanza. Cresciuti guardando le stand-up comedy americane, le commedie all'italiana, i video di MTV, i film dei Monty Python, i fratelli Marx, Tony Warner e Carlo Verdone, nel loro primo film citano Le Iene di Tarantino, Fight Club e Batman. L'importante comunque è non prendersi mai troppo sul serio. Noi abbiamo lavorato affinché ci fosse un entourage attorno che curasse la nostra immagine dall'inizio alla fine della ripresa. Sì, ad esempio, sì. Ad esempio io avevo una truccatrice e anche una acconciatrice che un hairstylist che comunque mi sistemava i capelli anche quando era finito il film. Anche un po' la che è un po' la nostra, la nostra vita, il dramma della nostra generazione. Noi non riusciamo a lavorare perché siamo troppo belli, è questo. Oh, grazie mille. Grazie mille.